Buongiorno, leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 28. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Chiedi a Dio. George Washington Carver, un chimico agricolo che scoprì 300 utilizzi per le arachidi, condivise queste osservazioni su Dio. Come giovane ragazzino che esplorava le quasi vergini foreste del vecchio Carver Place, ebbi l'impressione che qualcuno fosse appena stato lì davanti a me. Le cose erano così ordinate, così pulite, così armoniosamente belle. Pochi anni dopo, nelle stesse foreste, fui praticamente sopraffatto dal senso di una grandiosa presenza. Non solo qualcuno era stato lì, qualcuno era lì. Anni dopo, quando lessi nelle scritture «In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo», capii quello che lo scrittore intendeva. Ma ebbi tanta consapevolezza come da allora che il Creatore stesse parlando a me. L'ambiente esterno è stato per me sempre più come una grande cattedrale in cui potevo continuamente parlare a Dio e ascoltarlo. L'uomo che aveva bisogno di uno scopo, di una missione che lo tenesse vivo, ne ebbe una. Poteva essere il collaboratore di Dio. Il mio solo scopo deve essere lo scopo di Dio, ad accrescere il benessere e la felicità del suo popolo. Perché allora noi che crediamo in Cristo dovremmo essere così sorpresi di come Dio possa usarsi di un uomo volenteroso in un laboratorio? Nel 1921 Carver parlò davanti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il presidente chiese: «Dottor Carver, come ha imparato tutte queste cose?» E lui rispose: «Da un vecchio libro». E il presidente: «Quale libro?» Carver rispose: «La Bibbia». E il presidente lo interrogò nuovamente: «La Bibbia dunque parla di arachidi?» Carver rispose: «No, signore, ma parla del Dio che ha fatto le arachidi. Gli ho chiesto di mostrarmi che utilizzo farne e lui lo ha fatto». Hai bisogno di un'idea creativa o di una soluzione oggi? Chiedila a Dio. Che il Signore ci benedica.